GG a tutti ragazzi, sono Alien e oggi sono qui per rispondere, o meglio per tentare di rispondere ad una delle domande più in voga sul canale al momento, ovvero Battlefront o Black Ops 3, quale prendere? Beh, tralasciando Destiny, come ben sapete io mi occupo anche di altro, sebbene non in maniera così analitica come faccio per il titolo Bungie. Tuttavia gioco titoli diversi da Destiny, come per esempio Star Wars Battlefront o Call of Duty Black Ops 3 o anche Halo 5 oppure Forza Motorsport 6, FIFA 16 o Diablo 3. Questo è il mio panorama di giochi di solito. Beh, comunque, a parte questo che mi serviva per dirvi che non sono su Destiny 24/7, sono qui appunto per tentare di rispondere alla vostra domanda sulla scelta tra Battlefront e Black Ops 3. Mettiamo in chiaro una cosa subito: non è possibile fare un confronto diretto perché è vero che sono entrambi sparatutto, ma in realtà hanno meccaniche diverse, approcci diversi e mirano ad audience diverse. Quindi non c'è semplicemente un gioco migliore dell'altro, quella è una cosa soggettiva. Io vi dico sin da subito che preferisco Battlefront a Black Ops 3, ma è una mia opinione che non si basa né su aspetti tecnici, né sul numero di armi disponibili, né sulle mappe, né sui contenuti, grafica o che ne so io, no. Si basa su un semplicissimo parametro che non si può misurare, non è univoco, dunque cambia da persona a persona, ma è penso quel parametro principale che dovrebbe guidarci sugli acquisti, il divertimento. Ora, cerchiamo di evidenziare le differenze tra i due titoli così da tentare magari di schiarirvi un po' le idee. Da un lato abbiamo Battlefront, un gioco ibrido tra un arcade FPS che fa suoi però momenti battlefieldiani nelle modalità con i veicoli, ma che comunque elimina alcune meccaniche fondamentali tipiche di Battlefield, tipo niente riparazione dei veicoli, niente rianimazioni, munizioni infinite ma con un sistema di raffreddamento, niente spawn su uno dei 5 membri della squadra ma solo su uno e sempre solo quello. Battlefront, lo ripeto, non è Battlefield e chiunque dica il contrario, secondo il mio modesto punto di vista, ci ha giocato sì o no un'oretta. È un titolo che i giocatori di Battlefield potranno giocare abbastanza comodamente perché c'è un'atmosfera simile in alcune modalità, ma comunque sono giochi diversi. In Battlefront non abbiamo una campagna, abbiamo diverse modalità multiplayer e poi delle modalità cooperative, come missioni o modalità sopravvivenza. Quindi chi compra Battlefront deve essere conscio del fatto che sta acquistando un titolo esclusivamente incentrato sull'esperienza multiplayer o cooperativa. Black Ops 3, dall'altra parte, forse il miglior Call of Duty degli ultimi anni, anzi, tolgo il forse, per me è semplicemente il miglior Call of Duty degli ultimi anni, un gioco che ormai ha messo le radici da anni nella nostra cultura. Ha una campagna, una modalità zombie sopravvivenza e naturalmente un comparto multiplayer che per me resta e resterà sempre la punta di diamante del titolo. Ecco perché, e mi ricollego a Battlefront, per me non è un problema se manca la campagna o una modalità cooperativa complessa. Ho sempre acquistato questo genere di giochi solo ed esclusivamente perché, lo dico brutalmente, mi piace andare online e sparare alla gente. Se volessi giocare ad una campagna degna di questo nome, punterei su titoli esclusivamente dedicati a single player, vedi Skyrim, Fallout, Mass Effect, Dragon Age e compagnia bella. Mi ricordo anche di Titanfall, dove non c'era single player o campagna, come dir si voglia. Beh, non era una cosa che mi interessava. Ora, possiamo anche aprire il discorso del ma se mi dai un titolo solo multiplayer, non puoi farmi pagare 70 euro per un gioco che ha solo multiplayer. Discorso che ha effettivamente un senso. Al che io potrei dire, ok, ma non puoi farmi pagare 70 euro per un gioco che ha solo single player. Eppure non ascolto nessuno che in genere dice, no, ma per Fallout, beh, quei 70 euro li vale. Frega niente se non ha multi o co-op, io lì ci perdo le ore. Bingo! Questo è il concetto principale su quale volevo soffermarmi. Per me un gioco vale i suoi soldi in base alle ore che ci si spende. Quanto tempo ci si passa sul titolo? Non faccio nomi, così evito di offendere i vari fan di alcuni di questi titoli, ma ho acquistato nel corso di questi anni titoli super mega blasonati dalla stampa mondiale, capolavori assoluti che in realtà ho riportato indietro dopo neanche un giorno perché mi ero scocciato, non c'avevo più voglia di giocarci. Sto parlando di alcuni titoli cosiddetti AAA, non di giochini, eh. E quindi, beh, quello che sto cercando di dire è che un titolo non va giudicato in base ai suoi contenuti, alla grafica, al blasone e quant'altro. Certo, sono elementi che possono influenzare e influenzano il gradimento di un titolo rispetto ad un altro, ma il fattore chiave è quel gioco vi piace o no? So che sembra una cosa ovvia, ma io non saprei che farmene di 50 armi, 40 mappe multiplayer se poi il gioco comincia ad annoiarmi perché non mi trasmette la voglia di tornarci. Non saprei cosa farmene di tot ore di single player con roba da sbloccare se nel frattempo mi rompo le scatole, graficone o megavotone che sia sulle varie testate giornalistiche. Ammazza, oh, che discorsone, Elia, mi sono un po' perso, ma è meglio Battlefront o Black Ops 3? Perché ancora mi devi rispondere.
La risposta è che se non siete dei fan di Star Wars e avete gradito mediamente i Call of Duty precedenti, dovreste, senza pensarci due volte, acquistare Black Ops 3. Call of Duty Black Ops 3, secondo me, riesce a far meglio tutto quello che è stato fatto nelle passate edizioni di COD sezione multiplayer. Le armi sono eccellenti, davvero ben bilanciate. È rarissimo trovare gente che va in giro sempre con la stessa arma, almeno questo ho visto io. Questo significa che non ci sono armi esageratamente OP rispetto ad altre, nel senso che ci sono armi OP, ma solo in determinate situazioni ed in base alla modalità. Le mappe sono davvero ben fatte, l'unica che non mi piace è Redwood, credo si chiami così, quella nella foresta. Troppo irregolare, quando ci sono gli UAV non riesco a prenderli con il lanciarazzi, cosa che faccio sempre. Eliminare le streak avversarie, fatelo anche voi, sono punti facili e rompete le scatole e non poco a chi si fida troppo del radar. Se vi è piaciuto Black Ops 2 andate proprio tranquilli, perché questo COD è, detto in gergo giovane, tanta roba, zio, cioè ci sta di brutto. Allora, Black Ops 3 è un titolo... siamo più seri adesso, dai. Black Ops 3 è un titolo molto più immediato rispetto a Battlefront, ed è questo il segreto di COD. Per quanto amato o odiato che sia, ho già fatto questo discorso, non mi ripeterò. COD ha dalla sua che è un titolo al quale si può entrare, fare una partita e cominciare ad ammazzare, o a farsi ammazzare da subito. Si va in un team deathmatch e via. Certo, ci vuole tempo per capire cosa bisogna fare, nel senso quali armi, parlo di Black Ops 3. Bisogna capire gli spawn delle mappe, gli specialisti e scegliere in base alla modalità, i giusti perk con la relativa classe, insomma... c'è anche una campagna, per me poco interessante, ma è una cosa personale, che però può essere giocata e rigiocata più volte, perché si ha un proprio livello nella campagna ed è sicuramente a livello di meccaniche molto più complessa rispetto alle precedenti. La storia secondo me è un fritto misto di cliché già visti e rivisti, ma niente spoiler. La modalità zombie, beh, ci si può perdere, direi, come ha fatto qualcuno, tipo si veda Coscino, che ne ha fatto quasi una religione. Ciao Cosci. Ma come? Hai detto che preferisci Battlefront e mi consigli COD? Beh sì, perché sto immaginando il caso in cui non si è fan di Star Wars, si è giocato più a Call of Duty che a Battlefield, e questo COD per me semplicemente regna supremo su tutti gli altri COD precedenti. Vi parlo di rapporto ore divertimento, non di questioni tecniche, sostanza e non forma, insomma. Io preferisco Battlefront perché sono un fan di Star Wars e non mi importa se i vecchi Battlefront forse erano anche migliori. Questo mix action, FPS, TPS, mezzo arena, pizzico battlefieldiano di Battlefront mi ispira. Perché per un fan come me della saga, appassionato giocatore di Battlefield e amante degli FPS, estremo ricercatore di qualcosa di diverso, non a caso mi piace Destiny, beh, il titolo DICE riesce a regalarmi grandi, grandi emozioni, specie ultimamente dove ho capito e sto capendo quali armi usare, come giocare. Cominciano ad arrivare i punteggioni, tipo una mega streak da 18 uccisioni in modalità assalto a camminatori senza usare l'eroe, quando invece nei primi match venivo ucciso a raffica perché nonostante avessi più o meno idea su come funzionasse la modalità, non avevo ancora capito come muovermi. Ecco che la curva di apprendimento di Battlefront viene fuori. Alcuni pensano che sia un titolo dove non è richiesta tutta questa skill. Educatamente rispondo: no signori, la skill qui c'è. Non posso quantificarla, ma se fosse veramente un gioco dove non contano le skill, allora tutti farebbero dei punteggioni, no? Ma è un controsenso anche solo parlarne. Così come in COD, se fosse un gioco dove non sono richieste abilità di sorta, tutti farebbero bene, no? Ma non possono far tutti bene, perché il far tutti bene presuppone che qualcuno faccia peggio. E se c'è qualcuno che fa sempre peggio, non significa mica che è meno bravo? Eh beh sì, c'è quello più bravo come c'è quello meno bravo. Sono riuscito ad esprimere un concetto contorto senza farvi venire mal di testa? Spero proprio di sì. Certo, comunque questi sono giochi più accessibili rispetto agli arena FPS, dove il livello, il cosiddetto skill gap, si fa sentire di più. Ma sono... è un genere diverso, richiede skill diverse. Battlefront mi regala soddisfazione nel suo gameplay semplice, ma sino ad un certo punto. Ripeto, semplice nelle meccaniche, ma poi applicarle alla perfezione, mica è uno scherzo. Ed è soprattutto un titolo che, sempre personalmente parlando, mi immerge completamente nell'atmosfera Star Wars. Le colonne sonore nel gioco, ragazzi, sentire certe musiche per un fan è fondamentale. Ve la ricordate l'intro di Star Wars che ho fatto nell'altro video di Battlefront? Merito della colonna sonora. Il comparto audio di Battlefront per me non ha rivali, puro e semplice. E sentire certe musiche, opere d'arte del maestro John Williams, non ha prezzo. Oh, provate a immaginare Star Wars con la colonna sonora sbagliata, no? Non ci siete riusciti? Ok, vi aiuto. Che la forza sia con noi.
chiaro il concetto? Oh, non è che io abbia qualcosa contro la musica neomelodica napoletana, alto là. Sto solo dicendo che Battlefront e il suo comparto audio rendono l'esperienza più epica, perché un fan di Star Wars queste cose le vuole sentire, e farsi martellare le orecchie con questa poesia cinematografica è ciò che un fan vuole, ed è ciò che, secondo me, Battlefront riesce a fare. Dai, chiudiamo adesso, ricapitoliamo. Se non siete appassionati di Star Wars e non avete dimestichezza con Battlefield, vi consiglierei di acquistare Black Ops 3, perché semplicemente è fatto bene, è bilanciato assai meglio rispetto agli altri titoli, e Treyarch ci ha messo davvero del suo nel realizzare un titolo davvero divertente. Se invece gradite esperienze più simili a Battlefield, ma allo stesso tempo diverse, cercate quell'esperienza ibrida e siete dei fan di Star Wars, comprate Battlefront. Non c'è un titolo migliore dell'altro, non si possono paragonare, ripeto. Io onestamente vi direi di giocarli entrambi per almeno un 2-3 ore, perché anche la mia piccolissima analisi non vi sarà sufficiente per una scelta definitiva. Volevo solo darvi un'idea migliore su come approcciarvi e su cosa aspettarvi da entrambi. Solo giocando potrete capire quale fa per voi. Ah, vi avviso che in Battlefront all'inizio si muore a valanga se non si sa cosa fare. Nelle modalità assalto camminatorio, supremazia specialmente, le mappe sono più complesse, bisogna capire un attimo il gameplay, cioè come funzionano le armi, il fatto che i proiettili viaggino più lentamente rispetto a Battlefield. Insomma, personalmente reputo più complesso giocare Battlefront rispetto ad un Black Ops 3, ma magari non è così e sono semplicemente io che me la sto giocando meglio su Battlefront. La mia impressione è che Black Ops 3 sia comunque più approcciabile per chi è stato già abituato ai vecchi COD, ma il titolo DICE mi regala soddisfazioni ed emozioni diverse e più intense rispetto al titolo Treyarch. Approcciabile non significa necessariamente più semplice, attenzione, significa riuscire a capire magari prima cosa fare. E niente tecnicismi, niente analisi grafiche, contenuti, bla 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 bla, frega niente. Ripeto, su Battlefront ho più di 20 ore di gioco e saliranno un sacco. Questo è l'importante per me. Certo, ci sarebbe un'ultima opzione. Li prendete entrambi e ve li godete in base al momento, come faccio io, perché a me piacciono entrambi. Quindi perché scegliere? Beh, dopo avervi confuso ancora di più le idee, vi saluto. Grazie per essere stati in mia compagnia. Love and peace. Ho un messaggio da parte di Jabba. That came from the moon.